Как тебя зовут? Юлия. Il suo nome è Julia, ci dice il russo che è di Kharkiv, una delle città più martoriate dell'Ucraina e che qui a Chieti sta bene con suo figlio Daniel. Il marito è rimasto sul fronte e nel suo paese ha lasciato la nonna. Qui siamo nella sede di Betel Italia Chieti che dà una mano alle famiglie che ospitano i profughi ucraini. Julia e suo figlio si sono ricongiunti alla mamma Tania da 2 anni a Chieti, dove ha sposato un italiano, Michele Massaro. La figlia è scappata con poca roba chiaramente ed è venuta qui in Italia e posso dire che grazie anche all'aiuto delle associazioni, ci chiama se vi serve qualcosa e ci ha dato tanto aiuto per il bambino, per l'abbigliamento, per gli alimenti e tutto quanto. Anche perché Julia viene da Kharkiv, che è una delle città più colpite. Perché Kharkiv si trova proprio ai confini con la Russia, nel Donbass, naturalmente. E quella che viene più combattuta è il Donbass e la Crimea. Fa altro che stare in casa, non esce e aspetta il momento che si finisce questa guerra per ricongiungersi con il proprio marito. Che ti ha raccontato? Cosa sta succedendo lì? Lì sta succedendo un macello, sinceramente, perché le bombe che arrivano alle palazzine, è stata colpita una palazzina addirittura a un quarto di strada di dove abita lì, perché là ci sono dei palazzi e quindi chiaramente vengono proprio colpiti e non sanno se gli va bene o meno, stanno sempre con il timore, con la paura e con il disastro che sta succedendo. Giovanni Volpe, Betel, ci dice che sono diverse le famiglie, anche italiane, disposte ad accogliere i rifugiati ucraini. Al momento sono diverse famiglie che stanno ospitando i nostri cari amici ucraini e quindi stanno arrivando chi li ospita per amicizia, chi li ospita perché hanno un rapporto di parentela, ma soprattutto perché hanno un cuore grande. E noi li sosteniamo, noi vogliamo sostenere queste famiglie, le nostre care famiglie italiane, dando un aiuto, un semplice aiuto, ma soprattutto le vogliamo supportare, ecco, dicendo che si può fare, poco si può aiutare. Poi mi hai detto che il Comune ha messo a disposizione una scuola in zona San Martino e lì c'è un centro d'ascolto proprio con ucraini e c'è anche un centro di raccolta dei beni. Esatto, lì lo stiamo usando come magazzino, i beni che ci vengono donati li conserviamo, li prepariamo per queste famiglie che ospitano gli ucraini e soprattutto abbiamo aperto uno sportello di consulenza, di ascolto per gli ucraini, per le famiglie ucraine che vogliono, hanno bisogno di aiuto, quindi abbiamo una coppia madrelingua, questa coppia che ci aiuta, molto preparata perché sono pastori evangelici, lì che curano chiese evangeliche in Ucraina, conoscono la realtà e quindi fanno quello che dicono. Udaci, Julia. Auguriamo buona fortuna a Julia che ci risponde infinitamente, grazie.